svolta nelle indagini per la morte di Massimiliano Benigno, 47 anni, il cui corpo è stato trovato sulla strada la notte tra il 10 e l'11 ottobre a Campi Bisenzio, in via Chiella, non lontano dalla sua abitazione. È stato rintracciato il pirata della strada che ha travolto e ucciso l'uomo. Si tratta di una donna di 30 anni della provincia di Pistoia. La proprietaria dell'auto è stata individuata grazie alle telecamere di sorveglianza installate nella zona. I riscontri sull'autovettura, comparati con i frammenti trovati vicino alla salma e appartenenti alla parte inferiore del paraurti dell'auto, hanno fugato ogni dubbio. L'automobilista, sentita dal sostituto procuratore titolare delle indagini, Beatrice Giunti, ha reso ampia confessione, sostenendo di non essersi accorta della presenza dell'uomo sulla strada perché era già a terra e dopo l'impatto, in preda al panico, è fuggita. La donna risulta indagata a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.